Ciao ragazzacci, io sono Metri125 e oggi siamo qui in un nuovo soccorso stradale. Un pullman ha avuto un cedimento sulla parte anteriore, probabilmente i braccetti, si è aperto tutto. Ci hanno chiamato mattino presto, vedete, c'ho già il lampeggiante acceso, il camion è caldo, l'aria nel sistema frenante è carica, è tutto pronto. Dobbiamo solo guidare e andare a prendere questo pullman. Oggi è un pullman, di solito non abbiamo mai avuto a che fare con pullman, ma è un pullman. Quindi ritorniamo qui. Mettiamo la marcia più corta che abbiamo, togliamo il freno di stazionamento. No, caspita, ero dimenticato di mettere il freno di stazionamento. Partiamo subito, ragazzi, partiamo. Vedete qua, si vedono i lampeggianti, l'orario non è dei migliori, ma dobbiamo andare. Si guida al contrario, questa è la mappa ispirata a una situazione indiana, quindi guideremo sul lato sinistro del sistema stradale, qui c'è la strada, si guida sulla parte sinistra. Sto mangiando una caramella al miele, quindi non dovrei tossire durante questa registrazione, dovrei essere a posto. Le luci sì, ci sono, ma accendiamo un po' i lampeggianti, fa che non vedo niente, non vedo. Caspita, scusi, quando incrociamo gli altri veicoli dobbiamo spegnere i lampeggianti. Pulsantino che utilizzo questo qui sul sullo Stream Deck. Vi lascio tutti i link in descrizione. Cerchiamo di arrivare abbastanza in fretta, perché comunque hanno bisogno di questo pullman. È un pullman da viaggio, quindi un pullman a lunghe distanze. Purtroppo durante l'uscita ha preso una botta assurda. Non mi hanno spiegato bene cosa è successo, ma noi non ce ne preoccupiamo. Chiudiamo i lampeggianti per non dar fastidio agli altri. Guardate che bello qui. Comunque lo track come grafica è bello. American Track è ancora più bello, Quindi cerchiamo subito di andare a occuparci di questo pullman, è il nostro lavoro odierno. Lo vedete lì in fondo, adesso lo prendiamo, questo si sposta un po' sulla sinistra, ok? Io sono sempre con questo è il Mercedes per fare i soccorsi, quattro frecce per fargli capire che dobbiamo, chi ci segue, che dobbiamo fare un'operazione di soccorso stradale, quindi non ci dimentichiamo di niente. In più attivo il blocco differenziale perché fa fatica. Caspita, mi si è spento. Com'è che mi si è spento? Fa un po' fatica qui? No, aspetta, questa è una zona bruttissima. Forse devo andare a marcia indietro? Ok, mi sono bloccato anch'io. il bello le volte, guarda. Le volte qua vai a fare il soccorso, poi devi chiamare qualcuno che ti venga a soccorrere perché ti sei bloccato anche tu. Avevo messo il blocco differenziale, vero? Mi si è spento di nuovo, porca di quella miseria. Ok, ci ho messo tre quarti d'ora per liberarmi, ma mi sono liberato. L'unica cosa è che non sono sicuro se ho il blocco differenziale o meno acceso, ma vabbè, chi se ne frega. Io adesso lo ripremo, l'ho premuto tante di quelle volte che è un casino. Mo' vi faccio vedere anche da fuori, mi sto guardando nello specchietto per vedere di prendere bene il carico. Ok, allora, premiamo il pulsante qui per attaccarci. Ve lo voglio far vedere da fuori perché merita veramente, veramente tantissimo questa mod qui. Quindi, aspetta, guarda questo che mi si è messo davanti. Guarda che figata. Che figata è questo carico qui. Non c'è niente da fare, è troppo, troppo bello. Mettiamolo così. Anzi, se riesco vi vorrei mettere un po' più in qua e mi faccio anche uno screenshot, perché è veramente bellissima questa cosa qui. Cioè abbiamo questo pullman, ragazzi, come si vede la parte anteriore manca una ruota, perché comunque si è distrutto, è molto pulito, ma va bene, intanto mi passano tutti davanti, porca di quella miseria, quando uno deve star lì a fare la polizia che mi fa la scorta, magari mi facesse la scorta. Ok, possiamo andare, dobbiamo portarla a una città un po' particolare. Togliamo le quattro frecce perché comunque non stiamo facendo più operazioni, sono con la marcia più bassa possibile. Mettiamo una marcia un po' più lunga, ok, infilate, ci siamo infilati. Cerchiamo di tirarlo bene, cerchiamo di evitare questo traffico che c'è. C'è un po' di traffico, guardate, non so se lo vedete, ma no, forse è troppo piccolo. Qua c'è una ruota proprio aperta. C'è un semaforo qui, c'è un lavoro in corso. Ok, si è proprio aperto in due il sistema, cioè si è proprio aperto lì, è il braccetto che ha ceduto. Come dicevo, prima c'era quell'incrocio, non ho capito se hanno fatto un incidente o ha preso l'incrocio ad alta velocità, c'è una fossa, una cosa del genere. Si è comunque aperto e niente, non può più guidare, non può più circolare su strada perché... Perché non può più circolare su strada? Perché non c'è più la parte anteriore del mezzo, si è completamente distrutta. Tengo un po' le marce basse ad alti regimi per sfruttare la potenza del freno motore per
non dovevi stare sempre col piede premuto. Ecco, una cosa che alcuni fanno è stare sempre col freno, invece voi utilizzate il freno motore, così va tranquillo. Un'altra cosa che si potrebbe fare è mettere retarder automatico, che io c'ho, mettere un cruise control che va a gestire tutto il sistema di velocità del mezzo. Comunque sono diverse cose. Noi dobbiamo andare verso Dimoro. Eravamo qui a Bukittasi, dobbiamo andare verso Dimoro. Ok, marce sempre le più basse possibili, perché marce basse, attenzione a fare le curve, guardiamo sempre gli specchietti. Ricordatevi che con i rimorchi, quando fate la curva, il rimorchio dietro deve fare il rimorchio, quindi facciamolo fatto bene, non facciamo cavolate. Peraltro questa è la seconda volta che faccio questo video, perché la prima volta non ho premuto via registrazione. Mi perdonerete ragazzi se la mia memoria non è più quella di un tempo. Riconosco che a 67 anni faccio veramente difficoltà a ricordarmi le cose, e dovrei andare forse al dottore per prendere qualcosa per la memoria, ma chi se ne frega. Ok, andiamo così, 80 all'ora, si può scorrere tranquillamente, forse andare un po' più meno veloce, non lo so. Sì, dai, manteniamoci su questa velocità e cerchiamo di sfruttare tutto. Io quasi quasi sorpasserei, anche perché io sono uno dei mezzi del soccorso, quindi ho i lampeggianti accesi, li vedete i lampeggianti? Vedete questo camion come si lampeggia? Cioè non è il camion che lampeggia, sono io che col riflesso dei lampeggianti mi vengono istituiti, quindi è una cosa un po' carina. C'è un po' di traffico, qui si guida sulla sinistra, quindi hanno fatto questa scelta. Intanto la caramella si è aperta e mi sta uscendo tutto il miele in bocca. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo a 80 all'ora. No, meglio se stiamo a 75, meglio a 75, perché non sono sicuro se questo camion c'ha il retarder. Potrei non avere il retarder su questo camion. Io quasi quasi un sorpasso lo faccio. Ok, lo posso fare perché questo qui si infila da quella parte. Facciamo il nostro sorpassino. Ok, rimettiamoci in carreggiata, nella carreggiata giusta, carreggiata sinistra. E ve lo ripeto diverse volte, si guida a sinistra perché questa è una mappa ispirata all'India, quindi mappa indiana, gli indiani guidano, ex colonia inglese, sono stati una colonia inglese e guidano come gli inglesi. Quindi l'India, infatti in India parlano inglese senza problemi. Erano una colonia inglese, sapevano gestirsi con gli inglesi. Noi dobbiamo infilarci da qualche parte, ma adesso non mi ricordo dove. Meno male che c'ho lì il, come si chiama, il route advisor o il GPS che mi dice la strada. Ok, qui vedo che non ce la fa, scariamo la mezza marcetta. Non è proprio semplicissimo qui da gestire. Dovrei fare del carburante? Chissà. Carburante. No, carburante, ce n'ho 1000 litri ancora. Vado tranquillo. Diciamo che ho una bella scorta di carburante, anche perché dovendo fare io i soccorsi non posso arrivare senza carburante. Qua freniamo un po'. Ok. Ah, qui questa è una strada rovinata. Molto rovinata, Scariamo una marcia, anche mezza marcetta, anzi. Mettiamo la 4H. 4H, che il route advisor la chiama decima, ma è la 4H. Forse è meglio, conviene mettere la, non so se la chiama nona o ottava, io non vedo da questa distanza. Comunque questa strada qui è molto molto bella, un po' pericolosa ma molto molto bella. Non ce la faccio a tirare, non ce la faccio a tirare, perché comunque in salita su questa strada qui sta diventando difficile, devo guardarmi dietro più che davanti. Devo fare in modo che il rimorchio mantenga sempre, si mantenga su strada. Guardate come trema qui. Non vi posso far vedere, non vi posso far sentire il force feedback, ma qui trema tantissimo, Bello, bello, mi piace. Mi piacciono queste mappe che sono sempre un po' distrutte. Non so, ho la passione per la distruzione. Forse da quando ero piccolo che distruggevo qualsiasi cosa toccassi. Ma ho sempre distrutto tutto, anche adesso distruggo quello che tocco. Ok, non corriamo troppo, perché nonostante qui possa andare un po' più velocemente, però è una strada di tornanti, quindi nei tornanti si mantiene sempre una velocità abbastanza costante e abbastanza bassa per evitare brutte sorprese. Anzi, vi dirò una cosa, lo lascio andare proprio così, senza toccare, guarda, senza accelerare. Teniamoci un po' più larghi, tanto non c'è nessuno, vedo che non c'è nessuno. Vi posso mezza marcetta magari. Ok, le mezze marcette, quando voi vedete che io vedete questa mano qui, c'ho qui sopra, c'è una levetta davanti, c'è una levetta così che io faccio su e giù, su e giù. Quello lì è un selettore, quando io uso quello non c'è bisogno di premere la frizione, semplicemente alzo l'acceleratore. È una cosa che si può, penso si possa fare, anche perché se la fa si può fare. Spero che la mezza marcetta si possa inserire anche senza dover premere la frizione, mentre quando uso la leva, quindi la sposto di posizione, lì uso la frizione per così come regolare. Allora, qui un'altra curvetta, mi sa che
è discesa, quindi la posso mantenere anche senza cambiare le marce. Questa è una curva anche più brutta delle altre, strettissima, strettissima. Guarda che strettissima, acceleriamo. Ce la fai? Ce la fa, ce la fa. Il rimorchio, guardiamo sempre dentro gli specchietti, ci sta. Ok, scaliamo la mezza marcetta perché c'è la salita. Bella sta strada, sali, scendi, curve, curve. Molto molto carino, molto molto carino. Dobbiamo arrivare a Bukitta, sì, Bukitta, sì. Non so se esiste questa città, non sono andato a informarmi. So che è ispirata all'India, ma non sono andato a informarmi se esiste o meno. Inoltre è una mappa add-on, non è una mappa a parte. Essendo una mappa add-on, quello che va a fare è aggiungere una porzione di territorio esterna alla mappa originale, quindi la potete giocare tranquillamente. Allora, noi dobbiamo girare qui sulla destra. Ci sarà un cartello. Senti come lo tira il motore, senti il motore come va. Oh, frena, 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 frena. Allora, il cartello sì è questo. Vediamo che mi dice il cartello lì. Dimoro, ok, noi siamo partiti da Bukitta, sì. Dobbiamo andare a Dimoro. Manteniamoci sempre sulla sinistra. Ricordiamoci che noi siamo, guidiamo al contrario in questa mappa qui. Il traffico è al contrario, quindi lo guidiamo anche noi al contrario. Qui è discesa. Bella, bella, bella. La mappa è molto carina, devo essere onesto, la mappa è carina. Un po' troppo verde forse, per essere una mappa ispirata all'India, forse un po' troppo verde. Caspita, freniamo anche noi perché non vorrei mai dover chiamare un mio collega per venirmi ad aiutare. Alle volte. Allora, andiamo piano in queste curve, curve un po' difficili. Devo girare di qua, no? Dovrei portarla dal meccanico, perché comunque è il meccanico che si occupa di riparazioni, io mi occupo solo del trasporto. Quindi qua entriamo in città. Ok, l'appoggiamo a questo. Questo dovrebbe essere. Sì, 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 è questa, è questa. La mappa non è proprio, non sono familiare con questa zona qui. Ok, quando si passa da questi garage sono all'altezza stranissima e fai una fatica, guarda. Caspita, ok. Allora, retromarcia, se lo voglio mettere. Allora, così sono dritto. Se voglio mettere il rimorchio da quella parte, devo girare di qua. Ok, così. Allora, vediamo di parcheggiarlo bene, così io lo lascio qui. Voi non lo vedete nell'altro specchietto, purtroppo non si riesce a riprendere. Mi servirebbero una GoPro con 270 gradi di cosa, ma non riesco a farvelo vedere. Quindi, niente, vi faccio vedere solo questo. Adesso lo vedete qui, parcheggiato anche bene. Intanto adesso ve lo faccio uscire, non vi preoccupate. Quindi qua va bene. Ok, mettiamo il freno di stazionamento. Ma voglio rifarvelo vedere da fuori prima di concludere questa consegna. Quindi facciamo così. Ok, qua non è semplicissimo muoversi con questo rimorchio. Guarda che figata che è. Molto molto bella. Sta moto qui io la gradisco veramente tanto. La gradisco, è molto molto bella. Possiamo fare una cosa, possiamo anche staccare il rimorchio, il mezzo. Ah, gli hanno messo proprio così delle cassette di birra sotto. Ok, perfetto. Chiudiamo questo coso. Non si può chiudere, sì, si è chiuso. Niente ragazzi, io mi fermo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Questi soccorsi stradali spero che siano di vostro gradimento. Se vi piacciono vi ricordo di supportare il canale con un pollice in su o come più vi fa piacere. E noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao ciao!